Buongiorno, oggi parleremo del bisogno di un'adeguata eliminazione. Le funzioni principali escretare sono deputate principalmente agli apparati urinari ed intestinali. La loro finalità è quella di liberare l'organismo dalle scorie e dai materiali in eccesso e dannosi. Tale funzione è indispensabile per la vita stessa dell'organismo. L'eliminazione di urina, feci, può risultare particolarmente difficile a causa di danni o malattie degli organi che a questa funzione sono deputati. Essi risentono anche di situazioni patologiche di altri organi o apparati, come pure condizioni di particolare stress. Tra i fattori che influenzano l'eliminazione vi è lo stadio dello sviluppo. Alla nascita il neonato elimina i vari escreti come atto riflesso, acquistando un controllo volontario molto lentamente, a seguito dello stadio di maturazione delle componenti del sistema nervoso e muscolo scheletrico. L'assunzione di alimenti e bevande. Per entrambi è importante le quantità e la qualità delle sostanze introdotte, in quanto queste incidono sulla produzione e sulla frequenza dell'eliminazione. Introdurre pochi liquidi, ad esempio, determina la presenza di urine concentrate, disidratazione cutanea, rallentamento del contenuto intestinale. Fattori fisico-psicologici. Nell'effettuare l'eliminazione di escreti, la persona deve essere in grado di recarsi in bagno, di svestirsi e di vestirsi e di avere una normale deambulazione. Ancora, stati emotivi come l'ansia, la paura, il dolore, lo stress per esami scolastici determinano una modificazione dell'eliminazione. Per quanto riguarda la funzione renale, l'apparato renale provvede ad eliminare le sostanze di rifiuto del sangue e di conseguenza dell'organismo e a mantenere costanti il volume e la composizione dei liquidi corporei. L'urina è il prodotto delle secrezioni renali. La sua eliminazione è indispensabile al mantenimento della normale concentrazione dei vari componenti nel sangue. La funzione dei reni è quella di mantenere costanti la composizione ed il volume dei liquidi organici. Essi eliminano quasi tutti i prodotti di rifiuto delle proteine, l'eccesso di acqua e di sali. Il processo di svuotamento delle urine è denominato minzione. Esso è gestito dai centri nervosi presenti nel cervello e nel midollo. Il controllo volontario della menzione è limitata all'iniziare, al trattenere ed al sospendere l'azione, l'aumento della pressione addominale, uno starnuto o un colpo di tosse può generare una perdita involontaria di urina. Il volume delle urine nell'arco delle 24 ore è definito con il termine di diuresi. Il volume dipende dai seguenti fattori: ingestione di liquidi assunti, perdita di liquidi con il respiro feci acute, concentrazione dei soluti nel filtrato, gettata cardiaca. Negli adulti la diuresi giornaliera è compresa fra 800 e 2000 ml, con una media di 1200-1500 ml al giorno. Nei bambini il volume urinario va da 300 a 1500 ml al giorno. Quali sono le alterazioni della menzione? La ritenzione, sia quando, continuando ad essere prodotta dai reni, l'urina non può essere emessa a causa di affezioni ostruttive o compressive che occludono l'uretra. Enuresi, incontinenza di urine dovuta alla incapacità di trattenerla,
Essa compare in caso di perdita di coscienza, come coma, epilessia, per lesioni midollari. Polla chiuria, minzioni frequenti, quasi queste si realizzano a brevi intervalli di tempo, anche 20 volte nelle 24 ore in piccole quantità. Stramburia, emissione dolorosa di urina e si riscontra nelle cistiti, con dolore iniziale durante la menzione, ma soprattutto alla fine della menzione, nelle calcolosi e nei tumori della vescica. Disuria, emissione dolorosa, stentata o difficoltosa dell'urina. Tenesmo, desiderio impellente di mingere, associato a spasmo doloroso non seguito da urine. Oliguria, diuresi inferiore a 500 ml, si presenta ogni volta che si ha una perdita eccessiva nei casi di emorragia, shock, stati febbrili, vomito, diarrea, sudorazione profusa nelle affezioni renali. Poliuria, diuresi superiore a 2000 ml. È fisiologica, dopo abbondante ingestione di liquidi diventa invece patologica quando rappresenta un sintomo di particolari patologie come il diabete. Anuria è una cessata produzione di urina e può essere dovuta a causa meccanica di tipo ostruttivo, neoplastiche o di natura fogistica, da cause funzionali quali l'insufficienza renale e la glomerulonefrite acuta. Nitturia è un'aumentata produzione di urina durante la notte, generalmente da dare assorbimento di edemi. Ematuria è una presenza di sangue nelle urine. L'urina può presentarsi leggermente tinta di rosso o di colore rosso sangue intenso o di colore bruno fumo, a seconda della quantità di sangue contenuta. Tale quantità permette di classificare l'ematura in macroscopica, se visibile ad occhio nudo, o microscopica, se rilevabile con l'esame a microscopio del sedimento. Emoglobinuria, presenza di emoglobina nell'urina con assenza di amazie. Ipercromia, che è una presenza di pigmenti biliari nelle urine in seguito all'aumento della bilirubina diretta. La piuria, presenza di pus nelle urine che si presentano con aspetto torbido. Mentre, per quanto riguarda la funzione intestinale permette l'eliminazione del prodotto finale del processo digestivo rappresentato dalle feci. Esse sono il residuo del processo digestivo e sono composte per circa del 75% d'acqua e sostanze solide per circa il 25%. I caratteri di maggiore interesse clinico riguardano la quantità, dai 120 ai 300 grammi al giorno, modificazioni fisiologiche si hanno in relazione alla quantità e quantità della dieta. L'odore, quello caratteristico delle feci normali dovuto alla presenza dell'indolo e scatolo derivanti dalla putrefazione delle sostanze albuminoidi. Il colore normalmente è bruno, ma può variare in condizioni fisiologiche. Quindi i caratteri macroscopici quali sono? Colore rosso scuro, nerastro con odore particolarmente forte abbiamo la melena. Se è verde pisello, il tifo. Simile ad acqua di riso, il colera. Con pus visibile, rottura di ascessi intestinali, colore rosso vivo, enterorragia. Per quanto riguarda consistenza e forma, dipende dal contenuto di acqua nelle feci. Quando si hanno feci secche e dure, evacuate ad intervalli di alcuni giorni o anche regolari ma secche si parla di stipsi. Si parla invece
feci papposi ed acquose quando parliamo di diarrea. Per quanto riguarda i disturbi della defecazione, il processo fisiologico della defecazione avviene perché si raccoglie una certa quantità di feci nel retto e si realizza in tal modo una distensione delle pareti dell'ampolla che determina la produzione di impulsi nervosi che spingono le feci fino all'ano. La diarrea, eliminazione frequente di feci liquide, spesso abbondanti, dovute ad un rapido passaggio di materiale fecale lungo il colon. Le cause principali sono infezione del canale gastroenterico o eccessiva attività parasimpatica del colon. L'accelerazione del transito intestinale riduce il riassorbimento delle sostanze per effetto del ridotto tempo di contatto della mucosa. Di conseguenza, la diarrea comporta la perdita di importanti elettroliti come il potassio, come il cloro. Abbiamo quindi una disidratazione massiva che può portare all'insufficienza circolatoria e dallo shock. La stipsi, si parla di stipsi quando la defecazione è ritardata oppure quando le feci, pur essendo le evacuazioni regolari giornaliere, sono poche, dure e secche. Questa modificazione dell'alveo comporta disturbi quali cefalea, astenia, inappetenza, addome teso e dolorante, patina linguale ed alitosi molto forte. L'enterocrisma consiste nell'introduzione di liquidi nel retto, che poi vedremo nel gruppo successivo, nel retto attraverso l'ano con l'utilizzo di una sonda rettale. Gli scopi: evacuativo. Tale introduzione di liquidi avviene per l'azione della forza di gravità, sia per la pressione esercitata dal liquido stesso, e gli elementi fondamentali che determinano gli effetti positivi sono la pressione del liquido determinata dall'altezza del piano del letto, la quantità del liquido da introdurre, la temperatura del liquido e la soluzione utilizzata. Per quanto riguarda il crisma evacuativo, è detto anche di pulizia, in quanto serve a liberare l'ultimo tratto intestinale del materiale fecale ed è indicata in caso di stipsi, prima di interventi chirurgici, prima di esami radiologici. Va praticato su prescrizione medica, rispettare sempre la privacy e la sensibilità dell'individuo a cui si effettua il clistere. Si inserirà la sonda rettale avendo come direzione l'ombelico ad una profondità non superiore a 10-15 cm, in quanto l'efficacia del crisma non è in relazione alla lunghezza dell'introduzione della sonda. Quindi, utilizzando un crisma a bassa pressione, si ottiene un minor disagio per il paziente e il clistere non deve essere mai effettuato in ortostatismo. Si porranno sul carrello i seguenti materiali: irrigatore per la somministrazione della soluzione e tubo di connessione. Cosa occorre preparare? Sonde rettali, recipienti per soluzioni, pomate lubrificanti come il Luan e garze e guanti, presidi per le eliminazioni. Recipiente reniforme, materiale per l'esecuzione dell'igiene intima. Come procedere? Eseguire un lavaggio sociale ma delle mani prima di effettuare la procedura, utilizzare sempre i DPI, preparare tutto l'occorrente per effettuare la manovra. Se non ci sono controindicazioni, la soluzione che si userà deve essere a una temperatura di 37-38 gradi
e la quantità della soluzione può variare da 500 ai 1200 ml. Fare uscire l'aria dalla sonda, assicurare la privacy mediante un paramento, fornire un'adeguata spiegazione al paziente su quello che ci accingeremo a eseguire, proteggere il letto con una cerata, porre il paziente in posizione di SIMS, decubito laterale sinistro con gamba flessa, indossare i guanti e lubrificare la sonda per una lunghezza di 10 cm, inserire delicatamente la sonda nel retto per 5 cm. Successivamente aprire il morsetto e lasciare scorrere un poco di liquido procedendo all'inserimento della sonda per altri 5 cm. Introdurre il liquido lentamente e se il paziente accusa dolore, sospendere l'irrigazione per qualche secondo. Arrestare il flusso con il morsetto prima del termine della soluzione in modo da non favorire l'entrata di aria. Invitare il paziente a trattenere la soluzione per circa 5-10 minuti. E poi posizionare la padella oppure accompagnarlo in bagno assistendolo adeguatamente. Svuotare la padella dopo aver esaminato il materiale evacuato, riordinare il letto, rifornire il materiale per il bidet, se il paziente non è in grado di eseguirlo, provvedere alla soddisfazione del bisogno eseguendo l'igiene intima del paziente. Annotare in grafica e in cartella clinica le osservazioni degne di nota. I crisma da ritenere sono indicati quando si vuole introdurre una soluzione nel tratto inferiore dell'intestino allo scopo di apportare sostanze nutritive medicamente emollienti. Praticare solo su indicazione medicata, preparando la soluzione che è stata specificatamente preparata, vanno preceduti da un crisma evacuante affinché l'assorbimento della soluzione sia favorito 2 ore prima. Qualsiasi stimolo all'evacuazione deve essere annullato. Il materiale è lo stesso usato per i crismi evacuanti, le differenze riguardano le soluzioni usate e la quantità di liquido introdotto. I crismi medicamentosi, quantità variabile da 50, 100, 200 ml di soluzione di camomilla, effetto sedativo. Crismi emollienti, olio di vasellina, olio di oliva in quanto pari a 100-150 ml per ammorbidire il materiale fecale. Le complicanze. Per quanto riguarda le complicanze, l'enteroclisma è un tratto medico non privo di rischio. Tra le complicanze citiamo le seguenti: squilibrio idroelettrolitico, che si verifica a causa della tonicità della soluzione che può risultare ipotonica. Isotonica, soluzione fisiologica e ipertonica. Traumi tissutali causati dalla sonda, peristalsi e la soluzione che andiamo a immettere. Infiammazione del retto e del colon, da attribuirsi all'azione chimica delle sostanze saponose, e dipendenza fisica e psichica dalla sativa supposta ed enterocrismi. La stimolazione vagale che determina una chiusura dello sfintere anale con conseguente distensione intestinale. Ciò è pericoloso nei soggetti che hanno affezioni cardiache in quanto si possono sviluppare aritmie o riduzione della perfusione del muscolo cardiaco. Mentre per quanto riguarda lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale, lo svuotamento manuale è una procedura invasiva che consente l'evacuazione di feci del retto utilizzando il dito indice della mano dominante. Lo scopo è quello di eliminare le feci presenti nel retto qualora ogni altra modalità per fare evacuare la persona sia risultata inefficiente e sia stata valutata la presenza di materiale fecale raggiungibile tramite esplorazione rettale. Come già abbiamo detto, le funzioni escretorie sono deputate principalmente dall'apparato urinario e quello intestinale.
La funzione intestinale permette l'eliminazione del prodotto finale del processo digestivo rappresentato dalle feci. Le feci, come già abbiamo detto, sono il 75% formate da acqua, il 25% formate da sostanze solide. La diarrea è l'eliminazione frequente di feci liquide, spesso abbondanti, dovuta ad un rapido passaggio di materiale fecale lungo il colon. Le cause principali sono infezione del canale gastroenterico, eccessiva attività parasimpatica del colon. L'accelerazione del transito intestinale riduce il riassorbimento delle sostanze per effetto del ridotto tempo di contatto della mucosa e di conseguenza la diarrea comporta la perdita importante degli elettroliti come potassio, cloro. Rivediamo un secondo l'enterobisma, che consiste, come abbiamo detto, dell'introduzione di liquidi nel retto attraverso l'ano con l'utilizzo di una sonda rettale. Lo scopo è quello evacuativo. Viene fatto prima degli interventi chirurgici, prima di esami radiologici e per stipsi. Questi qua che andiamo a vedere sono feci. Eccole anche qui. Va sempre, sottolineo, eseguito sotto prescrizione medica. Rispettare sempre la privacy del paziente. Questi sono gli strumenti che andiamo a utilizzare. L'irrigatore per la somministrazione delle soluzioni, che è circa 1,5 metri, 1,5 metri la sonda, e il tubo di connessione. Rivediamo un secondo quello che serve, il materiale, le sonde rettali, recipiente per la soluzione, pomata lubrificante perché va lubrificata assolutamente la sonda rettale, garze e guanti perché è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Presidi per eliminazione della padella se l'azienda ne è provvista, recipiente reniforme e materiale per l'esecuzione di igiene intima nel caso in cui il paziente non è in grado di eseguirlo da solo. Mario.